fare le sbobine. Possiamo andare? Sì, potete andare. Eccoci. Small Battlefield, iniziamo. Allora, qua iniziamo a vedere un pochetto de neutro. Attenzione, il privilegio di Palutena si dimostra subito. Il super upper della morte. Gli atterraggi safe di Palutena con le sue hitbox invincibili. Si possono contestare e si vede benissimo, infatti inizia un attimino a subire gli effetti della tier list con la pasta. Abbiamo Double G che è un nuovo player, si è appena unito alla nostra community, sta migliorando a vista d'occhio da quando si è unito con la sua Palu Palu. Yes, fantastico, ma il bello è proprio la velocità, riesce a fare praticamente tutto quello che si addice a un giocatore che, diciamo, sa le sue cose. Esatto. Ovviamente i matchup specifici ancora bisogna lavorarci, però tanta roba. Tanta roba. Attenzione. Situazione di edge guard. Pressiamo lo scudo? Punish no. Missile punish. Però il down air la chiude a 158, vorrebbe vedere Lucario. Dall'altra parte dello schermo. Un po' di auretta. Buona pasta, sta tranzollo. Tranzollissimo. Laura. Iniziamo. Laura c'è, non è ancora andata via. Attenzione. Il danno sta aumentando, attenzione. Un po', 44. Sappiamo tutti che Lucario ha bisogno di quei due colpi giusti. Si sta avvicinando pericolosamente. Ok, adesso. Buona pasta, sta un attimino. Oh! Non grabba. Non sta un attimino facendo un po' quello che vuole, si sta muovendo a destra e a sinistra proprio. Non gli interessa se è efficiente o meno. Bello snipe. Bello snipe con il side B, quello da parte di Double G. Attenzione, e anche l'F-Smash della morte schifosa. Il DI inaspettato. Ogni volta che sento quel wa muoio un po' dentro. Sai quante volte mi ha preso a me quella cosa? Ho perso set contro di lui. Sai quante volte. Però relativamente even. Sì. I percentuali in stock no. Esatto. Però si corregge il nostro commentatore all'ultimo momento. Scusate. Stavo per dire, vabbè, c'è poca aura. A Lucario invece subito situazione impervia. Oh mio Dio. Mamma mia. Attenzione. Impazzito. Il down smash. Entra il down smash. Di nuovo a nella sua testa. Stai tenendo sempre di più a legge. Sta facendo questi fake out incredibili. Sì, il playstyle di Buona la pasta sempre quello è. Sì, ma si vede che lo conosce. Gira intorno alle persone. È troppo familiare. Esatto. Attenzione. Quella è una punish. Eccolo qua. Attenzione, copre la role, non gliene frega. Le due vocali. Ah. Chi ha urlato in faccia? Comunque, primo game, onestamente, buona pasta totalmente a suo agio. Sì, decisamente. Si vede da come sta giocando. Ci sono gli errorini, però non si lascia demoralizzare. Sì, esatto. Mentre c'è, come si dice, Double G che sta un attimino tastando il terreno, perché a mio parere Lucario ancora non l'ha ben capito ed è difficile, perché c'ha degli hitbox particolari che cambiano man mano che ottiene l'aura, quindi... In ogni caso Double G se la sta giocando veramente bene. Sì. C'è poco da dire. 3, sempre il stesso stage. Sì. Ho deciso di ritornare. Tranzolli. Stiamo rivedendo un inizio molto simile a quello di prima.
cioè all'inizio gli hitbox di Paluttana si fanno vedere e mettono un attimino quella percentuale, poi solamente dopo questa percentuale, diciamo la tassa di Paluttana, Buonapazza può iniziare a giocare. La Palutax, tutti la devono pagare purtroppo, tutti, soprattutto Lucario. Ma Lucario, sappiamo tutti che se paga la tassa, diciamo che gli arrivano gli interessi, per non per lui ma per gli altri. Però mi sa che questo buono alla pasta è un bel evasore fiscale. Guarda, esatto, sta... esatto. Vediamo quanto evade il fisco. Aia, attenzione, bonk. Vedi come lo evade, guarda come l'evade. Mamma mia, che evasione. Ok, Fair annulla completamente la forza sfera a 146 di aura. Il piedino della dea. Il piedino della dea. Vediamo un po'. Attenzione, bella le strap. Ottimo timing. Sì, vediamo cosa sceglie. Laura sfiere sempre gigante. Ti frega. Salto. Però nel frattempo c'è la caricata. Vediamo. Mamma mia, il meteorite. L'enorme sfera mortale. Ottima decisione. Proprio ha scelto di andare fuori al momento giusto. Inizia a piazzare un po' di Xbox, buona la pasta, proprio tranquillissimo in crociera in questo momento, se la sta rilassando. Guardalo. Attenzione all'utilizzo del counter, non è minacciato. Sì, tra l'altro Double G sempre in aria, sì. Buona la pasta non lo sfida, forse per la paura di essere killato da una per ninja con quella persona. Ma più che altro in aria la puoi sfidare poco per gli Xbox, appunto, sì, troppo esatto, forti. Vero. Però, cioè, a sto punto Buonapasta sta facendo bait and punish molto puro. Esatto. Inoltre, attenzione Fei, però il piedino. Il piedino entra e lo uccide stranamente Lucario a 192. Uno scenario veramente apocalittico. Fa veramente paura. Però ha mantenuto i nervi saldi, ce l'ha fatta. Combo classica, non decisamente true, e quindi non canto. Più shout out alla patch. Esatto. Bella pressione. Cosa sceglie? Attenzione, non sta mettendo pressione al bordo. Guarda come pressa nelle piatte, però. Esatto. Nelle piatte, ultima tech chase. Missile backer. Mamma mia, di poco, di pochissimo. Left tilt che connette ormai ed è una bestia di mossa. Però quello non entra, backer no, una niente baffata, backer. Senta sì. Il fair. Left tilt whiff, però una sensazione un po' spaghettosa, devo dire. Sì, un attimino ci sono alcuni errori da parte di entrambi. Vabbè, così. Lo cancella. Il buffer side B si fa vedere, ragazzi. Rimpaggio quello là non avrebbe mai nella vita colpito. Lucario con 100 di aura. Si fa sentire il counter finalmente, ragazzi. Mamma mia. Il counter. Play rischiosa, perché se avesse caricato un altro di più, poco di più, l'F Smash sarebbe esploso. Però ha pagato. Ha pagato la tassa di Paluttana. C'è gente che scommette della top 8 di Buona la Pasta. Mi dispiace per te, perché io sono nella bracket di Buona la Pasta. Però ci ha scommesso 3 gol, Ador. Tre gol? Io le voglio le 3 gol, Ador. Non prego. Ma la scommessa vale solo per Marelli. Ah. Attenzione, c'è la musica di Paluttana per Paluttana. Vediamo se... Attenzione, Buona Pasta sempre in pressione, no? Non gli sta dando tempo di respirare. Cioè, Lucario dovrebbe essere una zona in teoria, però... Mamma mia. Lucario è una specie di... Ibrido. Ibrido, è una zanzara. Sì. È una zanzara che spara. Che cosa? È una zanzara che spara, perché vola in giro, ti ronza tutto intorno e ogni tanto ti tira qualcosa. Attenzione, oh, bella! Bella rip. E conclude qui il set. Bellissimo.